viene da partire dal titolo che ho dato a questa piccola opera. E il titolo è Il fuoco della libertà, oltre il giudizio, che è fondamentalmente il sunto di tutto ciò che è stato poi messo in questo contenitore scritto, che ho rimandato per un anno e mezzo, il momento in cui mettermi e iniziare a scrivere. E poi ad un certo punto, a forza di stare su quel confine che fondamentalmente mi teneva nel blocco, ad un certo punto ho deciso che mi allineavo con una forza, che fondamentalmente era proprio una forza che conteneva gocce di entusiasmo e soprattutto di sfida fondamentalmente a me stessa e anche ad uno status quo nel quale il confine mi teneva. Lo status quo che ovviamente aveva a che fare col giudizio, non ce la faccio, non sono in grado di, e quindi il condizionamento che fondamentalmente emergeva come fenomenologia dentro di me. E ad un certo punto, quando mi sono proprio messa davanti a me stessa, a quel me stessa che spesso capita nella mia vita, no? Quando mi dico adesso basta storie, adesso è necessario che faccio un passo. Qualunque passo sia, che rinuncio, ma rinuncio diritta dal mio centro, oppure inizio a scrivere dal mio centro, dal mio cuore, e quel che sarà, sarà. E lì mi sono veramente allineata con questa forza di sfida, che conteneva anche sfida, che conteneva anche appunto entusiasmo. Ed è venuta fuori un sacco di gioia. Ho contattato tantissima gioia. E mi sono accorta, mentre appunto mi dedicavo alla scrittura, di come la mente ha bisogno di nutrimento, di come la mente ha bisogno di studiare, di ricevere informazioni, di tenersi in movimento, di tenersi in allenamento, perché è vero che dopo tanti anni in cui pratico delle tecniche che mi portano in uno spazio di zero o di vuoto, è fantastico tutto questo, no? Ma è anche vero che in certi momenti anche il pretesto, anche il vuoto, anche lo zero sembrano diventare un pretesto. Quindi il fatto di avere in qualche modo preso in mano anche la spada della sfida, adesso mi viene a sorridere dicendo spada della sfida, però sì, in qualche modo è stata anche una spada che ha rotto un pezzo della mia storia, un pezzo di condizionamento. Essere entrata in questo viaggio è stato bellissimo, dove appunto la mente si è aperta, l'esperienza, il cuore si è aperto. È come avere, ho incontrato, senza e come, perché di fatto ho incontrato i miei fantasmi, ho incontrato continuamente dei confini, perché il fatto di dire oltre il giudizio vuol dire anche che se il fuoco della libertà sta in una esperienza diretta di quello che è il fuoco e di quella che è la libertà, è necessario andare oltre il giudizio. Perché il giudizio, per quanto a volte inconscio, per quanto a volte poco, sta anche dietro le quinte e porta a navigare in un certo modo nella vita e a credere e a pensare e a sostenere delle cose che non necessariamente sono vere nel momento. Il giudizio è molto limitante,
e limita la mia libertà e la libertà di tutti, perché importa nel conflitto. Il fuoco è necessario, il fuoco è indispensabile, perché il fuoco è calore, il fuoco è vita, il fuoco è vitalità, il fuoco è entusiasmo, il fuoco è la passione con la quale posso vivere la mia vita, dedicarmi a me stessa, al mio giardino, al mio orto, ai miei amici, alla lettura, allo studio, a scrivere, alla musica o anche in certi momenti allo zero. Ed è stato molto importante il fatto di avere scritto questo testo, indipendentemente da tutto. Ho sentito che l'ho fatto per me, in primis, e che metteva insieme tante cose, non soltanto tante nozioni, ma tanta esperienza di vita. E credo che questa sia la cosa che in qualche modo mi ha riempita in questi mesi. Perché vengo anche da un percorso come counselor in cui ho facilitato e sto facilitando da anni, sia nelle sedute individuali che in gruppi. Faccio dei lavori sul giudice interiore. Ora, la sfida è anche stata quella di mettere insieme un pensiero, una metodologia che già conoscevo e di vedere cosa succedeva nel momento in cui prendevo la visione, non soltanto anche la visione stessa della BTE, che comunque mi ha corrisposto immediatamente quando sono arrivata in questa scuola, ma insieme a quell'esperienza che avevo di che cos'è il giudice interiore, che funzioni ha, come nasce, che cosa porta nella mia vita, non soltanto nella limitazione, ma anche in tanti altri movimenti della mia vita, e che cosa porta il fatto di conoscerlo, di guardarlo da vicino. Così come appunto stare su di un confine non è solo ah sì, certo, sono qui, non riesco a scrivere perché ho il giudice che mi attacca, mi dice che non ce la farò, che ho un tipo di scrittura che non è così articolata e che quello che mi viene facile è più una scrittura magari istantanea, immediata, un po' poetica e così via, ma non ce la faccio. Fondamentalmente il messaggio era non ce la faccio. Stare su quel confine e anche tollerare, sì, tollerare l'incertezza che veniva dal fatto del non sapere, in qualche modo, sì, mi ha portata a stare bene, perché tutti vogliamo stare bene. E il fatto di avere immesso in movimento anche la mia mente, come prima dicevo, sul fatto anche di ristudiare delle mappe della BTE, sul fatto di ristudiare, di andarmi a rivedere dei testi che avevano a che fare con la metodologia della BTE e riuscire in qualche modo anche ad ampliare un lavoro che già era consolidato, portando del nuovo in questo lavoro. E faccio un riferimento al modello sinergico che a mio avviso è fondamentale comprendere perché tutto il lavoro che ho strutturato sul superego o giudice interiore ha a che fare con la fenomenologia. Riuscire poi a guardare a questa fenomenologia, ma non soltanto guardare, anche a in qualche modo intervenire in un non intervento su questa fenomenologia attraverso la metodologia come le chiavi di consapevolezza, come il MU, come la persistenza del contatto, come il contatto con le forze archetipiche è stato molto stimolante, è stato bellissimo. Vedere come già un qualcosa che era strutturato dentro di me, come lavoro sul che cos'è il superego, come nasce, come funziona, com'è che ci faccio i conti, com'è che lo sento nella mia fenomenologia del mio sé organismico momento dopo momento, e intervenire con una metodologia che è quella della BTE è stato veramente entusiasmante. E vedere anche che in certi momenti
un qualcosa che chiamavo con un altro nome era esattamente la stessa identica cosa che la DTE indica. Fondamentalmente siamo tutti condizionati, l'abbiamo sentito dire più volte questo, ok? C'è un condizionamento che chiaramente viene dall'infanzia, da mamma e da papà, per ciascuno il suo, con delle similitudini per ciascuno, anche se i vissuti sono diversi. Mamma e papà, che sono stati i due pilastri della nostra infanzia, sono stati le due divinità della nostra infanzia, hanno contribuito a creare dentro di noi delle linee molto chiare di ciò che è accettabile e di ciò che non lo è. Se fai così, va bene. Se fai così, non va assolutamente bene. Ma non solo da un punto di vista mentale, perché il superego non è qualcosa che noi possiamo vedere soltanto da un punto di vista di pensiero. La penso così, per me va bene questo e non va bene quello. Ma è talmente radicato dentro di noi, su tutti e cinque i livelli del nostro sé organismico, che è soltanto stando attenti alla fenomenologia che si esprime nel momento che possiamo renderci conto se effettivamente siamo in uno spazio di libertà o se stiamo vivendo il condizionamento. O se le scelte che facciamo vengono dal condizionamento e non soltanto da un punto di vista di freno. Perché, per esempio, io ho avuto una storia personale con una mamma molto di controllo, molto vicina a me, sempre vicina a me, ok? Sempre lì pronta a dirmi come dovevo fare, come dovevo essere, come assolutamente non avrei dovuto minimamente manco pensarlo perché poteva essere peccato. E questa cosa qui, per un verso, che cosa ha creato? Ha creato sicuramente una grande svalutazione dentro di me. Io ho avuto a che fare per anni, tuttora in certi momenti, con un grande senso di svalutazione su tematiche diverse, momenti diversi della mia vita. E anche il fatto del volare basso, stare basso, ma non necessariamente per un'altra persona un condizionamento ha voluto dire quel volare basso, magari per qualcun altro è stato dai che ce la fai, vai, quindi sfide continue, continui confini da attraversare e non era comunque mai abbastanza. Okay. Così come le figure del padre, no? Il padre è fondamentale nella vita di ciascuno di noi perché ha segnato, ha toccato, abbiamo avuto il cuore per il padre, così come l'abbiamo avuto per la mamma. E un padre assente o un padre presente fanno la differenza nel condizionamento. Nello stesso tempo il condizionamento c'è. Io credo che continuerò a scrivere e una delle parti che inizierò proprio a scrivere ha a che fare con il fatto di dire posso solo che rilassarmi perché sono condizionata. Nello stesso tempo, come riuscire ad essere libera e a trovare la mia libertà in questa struttura che comunque è limitante ed è limitata? Come posso riuscire a sentire me stessa, ma quel me stessa che non è la mia personalità, che sono fatta così, perché sono fatta così, chi è fatto così? Cioè, non lo so più come sono fatta io a questo punto, anche un po' un vissuto di anni, ok? Vedo delle facce molto giovani qui, no? Non lo so più come sono fatta, chi sono io? Non lo so più chi sono io. Anche da un punto di vista della personalità, sì, so come funziono, come funziono di solito, ma chi sono io veramente, che poi è il punto centrale, non solo della visione della DTE, ma della visione che spero che entusiasmi tutti gli esseri umani prima o poi. Chi sono io veramente? Questa è la domanda centrale ed essenziale. Chi sono io? E come posso, attraverso il fatto che ho la consapevolezza che i miei gesti, la mia voce, il tono della mia voce, il modo con cui mi vesto, che possa essere di ribellione a qualcosa che ho ricevuto come linea guida o che possa essere una
conformante a questo è comunque condizionato. Ma al di là di questo, chi sono io? Dov'è il mio sé? Come posso entrare in contatto col mio sé? Con quello che sento che è il mio nucleo, con quello che sento che va proprio al di là delle limitazioni e quindi anche trovare la mia libertà magari nella limitazione. Veniamo anche da anni, e ci siamo dentro tuttora, in cui le limitazioni sono state notevoli, ma come le abbiamo vissute, come le ho vissute? Queste limitazioni che venivano dall'esterno, da una morale, da una legge. Come le ho vissute? Le ho vissute dalla libertà o le ho vissute dalla costrizione? Perché il giudice interiore fondamentalmente è soprattutto inconscio, per cui il fatto di farci i conti chiede una persistenza nel contatto che di momento per momento. Cioè persistere nel contatto, sentire, percepire, stare su quella linea che a volte è estremamente scomoda, dove non lo so qual è la verità. Mi appare un certo tipo di realtà, ma non lo so se è la verità. Perché, per esempio, anche ho letto una frase molto bella che forse ho anche riportato di Gangaji, questa maestra americana illuminata. La frase diceva più o meno: siamo abituati a dire bisogna stare con ciò che c'è. E pensiamo che ciò che c'è sia tutta una fenomenologia che ha a che fare con emozioni, sensazioni, pensieri e così via. Lei sostiene che in qualche modo quando noi scambiamo per ciò che c'è la fenomenologia, sbagliamo il punto. E è così, perché ciò che c'è è qualcosa che è molto più vasto della fenomenologia. Perché le emozioni cambiano, adesso sento il cuore che mi batte un casino, sento la bocca secca, mi accorgo che gesticolo un po', che vi guardo perché vorrei arrivare a voi, vorrei sentirvi, ok? Vorrei rendervi partecipi di qualcosa. Ma la fenomenologia continuamente cambia, è impermanente, un momento così, un momento in un altro modo. Allora, che cos'è che permane? È questa la cosa. È questo che dà il fuoco, è questo che dà anche la libertà, stare con ciò che permane. E non è che lo dobbiamo andare a cercare chissà dove, è qui, è già qui, è già qui. È un'illusione il fatto che dobbiamo cercare qualcosa. È un'assoluta illusione che ci mette in un percorso che ci mette lì a fare i conti con, che ci mette magari anche in un altro dover essere, perché se prima il dover essere era in un modo, poi diventa in un altro, ma è come cambiare vestito, non è quello. C'è una semplicità nel sé. Io sento che c'è qualcosa che è una fragranza, che c'è un sapore, perché lo sperimento col corpo. Quindi non si tratta di togliere via qualcosa. Si tratta di dare il giusto valore a quello che è, che è assolutamente palese, che gli occhi esprimono. E papà e mamma, che vi devo dire? In questi giorni, in qualche modo, spesso vi ho pensati, non soltanto in questi giorni, perché papà e mamma, da un punto di vista fisico, siete morti, ma siete così vivi. Siete così vivi perché, e adesso che vedo qui anche due persone che vi rappresentano e giovani, mi viene in mente proprio la giovinezza di papà e di mamma. Accidenti, ma com'è stata dura? Ma capisco. E vedo anche come che da tutta una serie di cose che mi sono sembrate delle limitazioni, ci sono stati poi dei frutti che sono arrivati. Sono stati dei frutti, dei grandi frutti. Perché anche il controllo di mamma, in fondo, mi ha anche impedito di fare un tot di cazzate. Okay? Anche se poi di cazzate ne ho fatte nella vita, ho rischiato tantissimo. A volte ci penso, quando andavo in Himalaya con la tendina e lo zainetto sulle spalle, semplicemente una mappetta che mi diceva: sì,
lì ci dovrebbe essere forse un posto dove passare la notte, ok? E non avevo il minimo senso di paura, di timore, mi sentivo forte. Questa forza, penso, mamma, che me l'hai data te. Io penso che anche se tu eri così, sempre chiusa nelle tue paure, oddio, oddio, succederà questo, succederà quello, ma di fatto mi hai dato una forza perché anche tu sei sopravvissuta a eventi, sei sopravvissuta a delle situazioni che in questo momento non sono inimmaginabili. E anche il fatto che tu non mi credessi mai, e quindi io ad un certo punto mi ero pure stufata di dirti la verità, perché tanto non mi credevi, per cui cominciavo a mentire. Ma mi hai dato una forza su di una ricerca della verità che è straordinaria. Perché forse la verità, questa domanda di che cos'è la verità, magari non me la sarei fatta se tu. Sì, a volte è stato tanto, eh? Ok, però vedo anche proprio dietro questa superficie, dietro questa apparenza, che c'è molto altro ed è succoso. Per cui grazie, cioè posso solo che dire grazie, siamo state in conflitto per tutta la vita, perché il volare basso a un certo punto no, cioè non ce l'ho proprio fatta, mi sono impegnata, ma non ce l'ho. Ma non perché sto volando alto chissà dove, ma il mio volo a volte è basso, a volte è alto e va. È la mia libertà, è l'espressione di chi sono. È così, caro papà, per una vita mi sono raccontata una storia rispetto a te, ma. E poi a un certo punto ho mollato anche quello. Adesso non so più qual è la storia. Non so più. Ci sei stato, non ci sei stato, non lo so più. Non so più, perché anche a forza di ridirmela quella storia, non so più qual è la verità di quella storia. Non ho neanche voglia di starmela immaginare dorata, se in certi momenti è stata d'argento o di rame o di ferro. Non ho più neanche voglia di quello. Cioè la storia è andata. Grazie, grazie, mi hai passato tanto amore per la natura. Grazie, grazie.